ma i soldi che hanno a dire questo, i politici sono tutti uguali di qualsiasi partito che si sia. Se tu prendi un rappresentante per ogni paese e ti presenti dal sindaco Perazzolio per lui o sindaco Candelucci, quando vede il gruppo vede i voti, non vede la cultura. Se gli perché Perazzolio se dopo che è finito adesso c'ha mente la ragione, se non è stato tanto meglio se c'ha la regione, se c'ha la regione significa la regione. Se mira la regione, gli interessa la regione, perché tu non gli devi dire, io non sono nessuno. Io rappresento un gruppo di Offida, io rappresento un gruppo il teatro di Riva Tranzone, io rappresento il teatro di Gagliardini. Guarda che lei, dico, lo sai che significa? È Praga Faccioni. È bello lei che questo Ettore, non è, guarda che qua, noi conosciamo tutti sta gente, noi stiamo parlando di Perazzolo che ci hanno iniziato a fare politica quando ero su con lo ricordo molto bene, io capito, io non è che stiamo parlando di gente. Voi dovete fare un comitato, a questo comitato ci deve essere un rappresentante per ogni posto dove bisogna fare questo decentramento. Questi rappresentanti rappresentano quel paese che sono portavoce. D'accordo? Loro non sanno se è suo o se è e non glielo vede passare. A Sannano c'è un uomo che dice di portare 300 voti, ma non manco il suo porta. Se no, io lo so che non porta manco il suo, manco quello della moglie porta. C'è non si dove, non lo sanno se è vero o no. Il politico, se tu gli dici che c'hai 1000 voti, poi gliele porti 200, lui è tutto contento lo stesso, c'ha la speranza, c'ha allora 1000 no, ma 500 mi ricorda, poi magari gliene porti 200, 150. Lui ha fatto tanta rossa facendo così. Però il politico è il sogno del politico, vive di queste cose. Quando tu fai, pensa che a Marco, che rappresenta Riva Tranzone, perché il comune che gli dice altre sola, comune che non deve andare a dire che dovrà. Ma Maroni, Maroni lo metti in ginocchio, non niente. Ma figurati, però sai cos'è un vado? Sì, un vado è una famiglia, che cavoli si è presa? Non c'è più niente. Quando si sta a teatro delle fonti, ma è stato, lo puoi portare a... Ma guarda, arriva le piazze, i cortili, le piazze, la chiudi, la fattura. Ma io ho visto dei spettacoli. Non l'ha voluto fare. Ma è sbagliato questo, signore, scusate, adesso... Sì, ma se parliamo di un circuito così, con dei finanziamenti, riusciamo, no? No, sì, i finanziamenti, gli sponsor... Un sacco di gente in breve, un sacco di comuni, poi io vengo da te. Se tu non vai da loro, quando si mette niente, se uno va con l'utente, è ben chiaro. No, ma chi va a prendere gli sport, sai quello che va a dire? Riguarda tutti i progetti che si può fare e 50 per poi come stavo dicendo lei dato che noi abbiamo una relazione legale al di là del per lo sport e per altri settori musicisti artigiani 20 milioni 5 milioni la danza la legge ci dà la possibilità di scaricare la metà e 50% quindi fa un po' di allestimento ci metti 4, 20 vari puoi chiamare ad esempio tu puoi farlo anche magari sul paesaggio ma noi abbiamo anche due purtroppo è questo bisogna cioè anche l'amministratore a volte non sta molti postulanti che offrono delle idee che sono completamente sballate per loro devo fare aprire per non usare le armi quell'altro però bisogna superare la burocrazia bisogna dare un prodotto buono e tu sai che quel prodotto non solo è buono ma è ottimo.
questo è, de, però deve essere fatto con un controllo doc su questi prodotti che fanno, e quando ci sta la fischiata glielo volevo dire a lei, perché Ascoli dice ad Ascoli nessuno alla carne faceva schifo, allora bisogna dire agli ascolani che quando tu alla carne fa schifo io me ne sono andato via e forse detto perché se no mi mettevo a fischiare, allora fischi fino all'inizio alla fine, no, 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 la cosa più atroce per un teatro alzarsi su andare, no, io mi sono andato via senza dire fare nulla. Adesso, guarda, è successo. Ma ci vuole è la cosa più atroce. I figli, sai, va a far l'uovo lui. Ma quando comincia a vedere la gente se ne va via, si alza su e se ne va. Senza dire nulla, certo. Guarda, io ho più fatto il mestiere. Io è atroce. Gente scalmanata che urla, figli, la zitti, ma quando c'è una partecipazione la gente che sta su è zitta, quindi direi che proprio il notevole indifferente così Vinti il primo, io stavo al parco di proscena, Vinti il primo era in seconda fila a platea, si alza su, guarda, gira le spalle e se ne va. Aiuto. Come si è alzato su lui, inizia a camminare, altri due, poi l'altro, poi ci hanno tutti. Sì, basta una, l'altra sera abbiamo messo un spettacolo, c'è stato Virginia Woolf, una coppia di musicante. Francesco Di Giorgio. Io ho detto che mi dico, Dio, una cosa così, come ho cominciato ad alzarsene una, ho visto tutte le parti del cielo, alla fine del giorno. No, senza, come le conoscevo quelle, senza che l'abbia visto. Io ti dico che non, sono, non è stata solo la mia, io sono solo l'unico che te lo dice. Voi non me lo dite. Senta lei, mi scusi, lei maestro Vince... Ci mi piace come diminutivo, tanto, non ci ho mai pensato. Ci mi piace. Ma che sporta? Ah, fa proprio la parte della camera. È identica, guarda, sì. Identica. Perché se mostrerai così, la figlia è così. Come è fatto una sua vicina? Sente come calda. Perché nera. Calore. Sono è? Va dal 24. Ma 24 di che? Dal 24 di luglio al 22 di luglio. Un giorno di questo. Okay. Sì, io? La sera, sì. Ci avremo 700.000 cassette. Serve, no? Sì, 30 metri quadri liberi di casa nostra. Ci saranno anche i suoi quadri. Dove? A Sarnano? Certo. Per trovare. Vedi che la sta scrivendo diverso. Torrone. Ora facciamo bene fra poco. E poi dopo parleremo, perché Sarina è nata in Canada per gli origini italiani, parleremo di quello che gli italiani hanno fatto negli Stati Uniti per il cinema americano. Questa sera un signore mi ha scritto una poesia, allora dedico questa canzone a lui.